Buongiorno bellissimi, oggi un'altra notte insonne. Infatti poi mi sono alzata e per fortuna che io prendo sempre gli integratori per riuscire appunto a dormire meglio, perché quando poi mi riscordo la sera effettivamente è un po' un casino. Quindi me li tengo lì sopra il letto, li prendo appunto poco prima che vado a dormire e ieri mi sono scordata. Vabbè, comunque a parte questo, oggi avrei dovuto avere la mia prima lezione di coreano. Il problema appunto è che se dormo male la mia mente non è connessa purtroppo, quindi ho rimandato, posticipato a domani. Oggi vediamo se uscire o meno, sto aspettando la mia amica Ludovica che mi risponda, perché questi giorni ha piovuto, ha fatto brutto tempo, oggi si dovrebbe un po' riaprire. Io ho ancora mal di gola, sì, infatti se oggi esco, non lo so, mi metto tipo la giacchetta a costo di risultare imbarazzante. E tra l'altro ieri sera ho detto perché non sperimentare, ero su TikTok, perché non sperimentare una tortina con il mio nuovo fornetto. Quindi ho fatto questa tortina alla cannella e cocco cioccolato. Il problema è che mi avete chiesto le dosi su Instagram quando ve l'ho postata, ma raga, io non ho idea, perché oramai ho una testa tale che mi invento tutto, cioè ci ho buttato roba, insomma quello che c'avevo. Quindi non so neanche bene come rispondere onestamente. So solo che ci ho messo, che ho iniziato con 2 uova, un po' di zucchero, poi io non ce ne metto tanto perché non mi piacciono le cose dolci. Poi ho messo il latte, ho messo l'olio, quello d'oliva tra l'altro buono perché devo comprare quello di semi, dettagli. E poi ho iniziato appunto con le polveri, quindi farina di cocco, cannella, e poi ci ho messo il lievito e la farina. E poi guardate qui, in Corea è stagione di love bugs, neanche fosse ladybug veramente, non so bene come farvelo vedere, però vedete questa cosa nera sul vetro, eccoli qua, questi sono 2 insettini attaccati. Ecco perché si chiamano love bugs, che adesso stanno ovunque in Corea. Non sapete quanti me ne sono entrati dentro casa e quanti entrano nei negozi, cioè sono ovunque. Mi stavo preparando così esco e porto fuori Ami, e volevo farvi vedere questa super box che mi è arrivata da YesStyle con tutti i prodottini del progetto appunto skincare anti-age, anche perché non siamo mai troppo giovani per iniziare anche con un trattamento preventivo, anzi è proprio in questo momento che iniziamo con la prevenzione, dopodiché si passa all'azione vera e propria. Vi faccio un po' vedere quello che contiene la box, anche perché nella prima settimana di luglio, quindi adesso, sul sito di YesStyle, che vi lascio qua sotto nell'info box insieme al codicino sconto, trovate la maggior parte di questi prodotti scontati fino al 50%, quindi direi che è l'ora giusta. La maggior parte io li ho già utilizzati e testati, quindi vi faccio vedere un po' quelli che possono essere magari orientativi per voi. Ad esempio questo è un cleansing oil, quindi lo sappiamo già, doppia detersione. Questo è di Beauty of Joseon, penso di questa marca conosciate sicuramente la protezione solare. Questo qui è il cleansing oil al ginseng. Poi qui abbiamo un altro cleanser, però in versione più cremosa, anche questo però doppia detersione, magari usate insieme, fantastici. Questo di Neogen io l'ho già provato, ho già avuto modo di provarlo in passato, ed è un con il retinolo. Questa infatti è creata con il bakuchiol, spero si pronunci così, che è l'alternativa diciamo vegetale al retinolo, estratta dalle piante. Io adoro queste consistenze, ed ha appunto un'azione elasticizzante, oltre a rimuovere anche le macchioline, che sapete che io ne soffro particolarmente. Mai mettere la pipetta sul viso, mani pulite e andate a applicarlo. Tra l'altro ha un odore buonissimo, sa di centro estetico. Io adoro queste profumazioni. Tra l'altro si assorbe molto velocemente. Poi abbiamo questa cremina contorno occhi alla peptide, che quindi anche qui, oltre ad avere un'azione idratante, aiuta anche con la texture del contorno occhi. Ovviamente sono tutti prodotti che devono avere un'azione molto delicata, perché il contorno occhi è la zona più sottile del nostro volto. E poi abbiamo questa cremina che tra l'altro contiene ceramide, quindi perfetta per una super idratazione, bella corposa e si asciuga subito. Come stick solare c'è questo. Come stick solare questo, che tra l'altro è molto compatto, da portare in borsetta è fantastico. E poi guardate l'ultimo prodottino, questo adesso va tantissimo. Il gua sha è un massaggio, un tipo di massaggio che si fa appunto con questo aggeggino fatto in questo modo,
qui ci sono scritte le varie zone, insomma. Tipo dice questa parte qui per il décolleté, va fatta così. Ed è un aggeggino, non so come chiamarlo, che va a ridefinire le zone del viso e aiuta anche a drenare, perché ha un'azione anche linfodrenante. Tra l'altro questa, anche queste, vedete queste palline qua, che serve proprio per lo scalp, quindi vi andate anche a stimolare il cuoio capelluto, è molto molto carina. E quindi appunto questi sono più o meno la maggior parte dei prodottini che vi ho fatto vedere. Trovate tutto quanto sul sito, che vi lascio ovviamente qua sotto. Sono appena arrivata sotto la nostra santa sede, c'è ancora la scritta tra l'altro, e c'è un vento terribile, quindi odio, perché mi sono lavata i capelli, sono pulitissimi, quindi sventolano come niente. Purtroppo avere il gloss è una... Ah. In uno dei scorsi video qualcuno mi ha detto: Ila, quando sei fuori col microfono dell'iPhone non si sente. Il problema secondo me è quando ci sono le macchine. La cosa è che io ce l'ho pure i microfoni, quelli che si mettono qua, ma ogni volta mi scordo e quindi vabbè. Perdonate se l'audio sarà un po' così. Comunque aspetto adesso Ludovica, poi andiamo al caffè dove sono andata l'altra volta, che non vi ho messo nella lista perché di solito è un sacco pieno, ma ho realizzato solamente l'altra volta che sono andata così di sfuggita che in realtà c'è il piano di sopra. Fanno dei caffè buonissimi e molto particolari, quindi vi ci voglio portare. E tra l'altro adesso l'aspetto e poi voglio vedere cosa c'è qua sotto. Che allora lì in lontananza vedo un altro dei pulmini, quindi ce lo andiamo a vedere, anche perché lei è fan dei BTS, Jin e il suo bias, quindi dovrebbe essere una cosa gradita. Bellissimo, tutto viola. Quello qua, questo è il caffè, solo che non lo trovo mai sulla mappa, quindi vi faccio vedere il nome. Si chiama così. Oh ragazzi, hanno finito tutto, tutto finito, ancora la cannella. Sono solo quelle. Tu prendi quello, quindi? Questa è cocco? Ok. L'altra volta c'era tutto gin, adesso c'è sempre il suo. Guarda il mio numerino. 7. Tu cos'hai? Ah, ce l'ha messo tutte e due qua. Allora, lei si è presa il Marco Polo, te. Prova. Dovrebbe essere solo vaniglia, ho letto, poi non lo so. Io questa al pistacchio. L'altro era più grande, posso dirvi, quello dell'altra volta. Buono. Spero sia buonissimo, è buono? Bella vaniglia. Questo piccolo dolcetto al cocco. Vediamo. No? Ho fatto un errore. Non sono soddisfatta oggi. Ma perché la signorina non era quella della storia? Di solito mi porto le gocce. Di dolcificanti. Ma non so più che l'ho tolto ultimamente. Non lo trovo più. Amaro. Ma non so che hanno fatto. Non c'è da aggiungere lo sciroppo per rendere più dolce. Se dovrei scendere su. Questa è una lezione. Portare sempre il dolcificante in borsetta. Sono tutte ordinate. Noi le pazze. Ma che succede? Ah, adesso si è un po' scostato qua. No, il vento, vi giuro. Siamo arrivati. Guarda, già ci stanno delle persone dentro. Allora, dici che cos'è questo? Aperol Spritz. Aperol Spritz. Sentiremo se è buono. Io, sapete, la mia pochina zero. Veniamo sempre qui da Focaccia della Strada. Ho preso verdure e margherita. No, vi giuro, questa è proprio buona. Visto che Kmart è chiuso, ci sono i saldi qua da H&M. E guardate cosa ho trovato. Ciao, bello. Un po' in stile gondoliere. No, ragazzi, siamo riparati giusto in tempo. Guardate che sgrullone che sta facendo. Siamo qua nella qua riparata, capirai. Piove col vento, ve lo devo dire. Vi rendete conto che questo peggiorerà soltanto i miei capelli? Che gran disastro, ragazzi. Meno male con l'ombrellino. Sono tornata a casa, sono stanchissima. Anche perché la pioggia non sembra, ma è stancante in sé per sé, perché stai lì, aspetta che finisce e non sai quando tornare. Poi appunto, vabbè, c'è sempre un ombrellino appresso, però non si sa mai. Non so dove trovo le energie di fare tutte queste cose, onestamente. Mi sono anche messa, appena sono tornata, ad impastare l'impasto per la pizza, perché ho detto, vabbè, la lascio lievitare, tanto quello più lievita meglio è. Perché mi sono comprata questo lievito della Caputo granulare, eccolo qui, per fare appunto le focaccelle, così. Il problema è che sta cosa è già lievitata. Ci ho messo la pellicolina qua sopra, ma si è già tutta incollata. Quindi non so onestamente cosa fare, se metterla nel frigo o lasciarla così fuori.
Buongiorno ragazzi, qui fa sempre più caldo. Io mi sono un po' ripresa da questi giorni. Oggi è un'altra lezione di coreano. In teoria avevo detto che l'avrei fatta una ogni settimana, però visto che la prima che abbiamo fatto è stata più che altro su il pacim, quindi comunque sulla pronuncia, ho detto vabbè, l'altra la mettiamo comunque in settimana e iniziamo la grammatica. Poi mi posso prendere tutto il tempo fino alla prossima. Però prima di questo vi faccio vedere un po' la spesa che ho fatto questa settimana. Tanto ormai io la faccio così di settimana in settimana, perché sennò mi sono accorta che poi prendo un sacco di cose. A parte vanno a male, ok, però stando da sola magari è più complicato. E poi almeno di settimana in settimana posso vedere di quello che ho voglia. Ho preso le pesche sciroppate, che io adoro la follia. Solo che devo vedere queste come sono, perché le altre che prendevo al supermercato almeno erano italiane. Poi ho trovato il pan grattato, però quello un po' più spesso, non è proprio tipo panko, però quasi sembra più, vedete, quello del tonkatsu, perché volevo provare a fare le melanzanine al forno, infatti adesso mi sa che me le faccio. Poi avocado, ho preso anche il parmigiano, pollo solito, questo lo devo congelare e mettere nelle bustine. Questa è appunto la mia melanzana che mi voglio fare adesso. Ho preso anche i pomodorini, è una cosa che non faccio spesso, però volevo fare tipo l'insalata di pasta. Alla fine ho fatto uovo e questo, che in realtà è un pan grattato veramente bellino, se posso dire. E adesso le ho messe qui nel fornettino, vediamo un attimo come vengono. Il signor assistente, ma quanto è bellissimo oggi. Stamattina in realtà si è svegliato con un po' di mal di pancia, è vero, quando è così infatti mi sveglia che vuole andare fuori e si mangia le piantine per strada. Già sapevo questa cosa, che gli animali, i cani, i gatti, quando stanno male e hanno queste piantine a disposizione, vanno e si mangiucchiano le foglie, proprio per sistemare, no, la questione intestinale. Ogni volta mi fa troppo ridere perché sembrava che porti in giro una capretta. Comunque, infatti, poi ha mangiato, starà bene, presumo. Adesso mi sto preparando qua tutto il setting. Tanto mancano 40 minuti nel mentre Grey's Anatomy, ovvio. Ripassiamo appunto, che questo è quello dell'altra volta. Presumo questa lezione sarà molto 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 più difficile. Mi sono mangiata tutte le melanzanine così, in piedi, vabbè, guardando la diretta della mia amica su TikTok. Mi aspetta 10 minuti e inizio la mia lezione. Allora, proviamo, non so, faccio un elenco. Iniziate a fare gli elenchi di termini, tipo questi sulle nazionalità. Sì, me l'ero già segnati. Hangugo e la lingua, oppure Hangukmal Miku, credo sia che è America questo, non mi ricordo. Yes, è America, okay. Sì. Per dire il giapponese, nel senso di lingua, la lingua giapponese, come lo diresti? Il bon mal? Il bon mal, oppure il bon... O il bon... No? Brava, perfetto, sì, sì. Visto che è ora di cena, mi sono fatta questi cetrioli con il tonno e il formaggio sfumabile e la salsa sriracha sopra e un po' di insalatina qui. Vediamo come sono venuti, perché ogni volta, vi giuro, questa è la cosa che... semplice, fresca, veloce. Ogni volta ha un sapore diverso, non so perché. Eppure ci metto sempre le stesse cose. Allora ragazzi, praticamente ho fatto una maschera ai piedi, ma la maschera ai piedi, quella che in teoria dovrebbe farli tutti screpolare, perché ve l'ho detto, io odio i talloni screpolati. E infatti prima di andare a dormire ogni volta metto questa maschera che ho preso su YesStyle, che è un barattolino così e dentro c'è la cremina. E avevo preso appunto anche questa maschera per i piedi, quindi vedremo. Sono spaventata perché poi io odio l'effetto pellicinato sui piedi, però staremo a vedere, tra qualche giorno vi darò un update. E visto che qua mi sono messa un bel filmetto, mi sono anche ordinata il rosetto Pochi. Il problema è che arriva tra un bel po', non so perché ci mettano così tanto. Niente, ami, come sempre pensavo che fosse qualcuno. Tra l'altro credo ci sia anche un cane qua sotto. Sentite? Non so se si sente che sta abbaiando. Vabbè, che ha sentito il citofono, che ogni volta questi citofoni fanno un casino. Comunque qui con la mia lampada di JK, vi giuro, penso la cosa più bella della mia vita. L'altro giorno l'ho lasciata accesa, sono scesa con ami, ho detto fammi vedere come si vede da fuori, ma è
stupendo, vi giuro. Guardate che graziosa la bustina del posto dove ho ordinato oggi. E questo è un tteokbokki, in realtà c'è scritto 1 o 2 porzioni. Guardate qui, devo farci un mukbang con questa porzione. Leggermente spicy, contanto che ho messo la versione moderata. Pensate se mettevo quella spicy. Buongiorno ragazzi, lo so, vi sembrerà incredibile, oggi sono tutta sistemata. Ho dovuto registrare delle cose stamattina e con l'occasione mi sono proprio seduta al tavolino, mi sono presa il mio tempo e ho fatto una super makeup therapy session, che non avete idea, cioè sono stata lì proprio a fare le cosine, ti fa proprio bene al cuore e all'anima. Tra l'altro mi sono svegliata prestissimo, quindi ho già fatto 1800 cose. A una certa dico, mamma mia che fame, sarà ora di pranzo. Guardo, erano le 11.50, quindi ho pranzato alle 11.50 e adesso contate che sono le 2:30. Stavo ovviamente guardando Grey's Anatomy e mi sto vestendo, così mi porto il libro, intanto esco e vado a leggere da qualche parte. Mi devo incontrare con Ross in realtà, quindi usciremo e metteremo anche in prova i microfonini che stavolta ho messo in carica e ricordo di mettere in borsa, perché appunto mi è capitato il reel di un posto che ha postato Anna di Persi in Corea, che è un bar tema Napoli, quindi cioè chi sono io per non portarci Rosalba, che è napoletana. Sembra interessante, quindi farò anche magari un mini video per Instagram, non lo so, dove vi faccio vedere un po' meglio nello specifico. Per ora appunto, visto che io sono pronta, intanto vado, poi quando Ross viene, insomma, mi troverò lì. Anche perché sono stata a casa tutti questi giorni, vi giuro, devo uscire, devo fare. E niente, quindi vi faccio vedere come al solito. Tra l'altro ho messo dei ciuffetti di ciglia finte e le ho messe da sotto. Guardate che non si vede nulla e sono comodissime. Devo registrarlo questo trucchetto. Allora ragazzi, io sono scesa dall'autobus e questi sono i microfonini. Il problema, cioè ce ne ho due, questo è uno solo. Ora sto facendo una prova per vedere come si sente. Vicino a Hanguk Station dovrebbe essere questa qui. Mi diceva di scendere a un'altra fermata, però secondo me questa è meglio, quindi faccio da me. No ragazzi, a parte il cornetto, proprio scritto cornetto mi uccide. Non so se sono pronti ai nostri giudizi qua dentro. Ma poi il coso con la pumpkin gigante, sono male. Allora, spero mi sentiate. Basta! È un check prima di iniziare, come quando fanno prova. Alla fine ci siamo sedute fuori perché c'era troppo casino, ragazzi, troppo casino. Però vi devo far vedere i piattini, sono stupendi. Allora, chissà se io parlo e la mia amica parla. Se ci sentiamo. Ah, sì, magari girerà al contrario. I wanna be where the people are. Chissà come vengono le armonizzazioni. I wanna see them dance. Allora ragazzi, vi dico questa cosa, siamo venuti da Coco, che è la catena cinese del bubble tea. Io ho preso una cosa, vi giuro, immangiabile, imbevibile, quello di Rosalba, dammelo un po' quanto è carino, bubble tea taro e le cose di tapioca. Io questo ho preso, il peach aid, che è una cosa tipo sciropposa, ma con la polpa però, e le palline di tapioca. Però è imbevibile, il succo è imbevibile. Ma che cazzo te lo fa fare di fare queste cose a caso, per le iniziative?